È più serio di quello che pensavo. È più serio di quello che pensavo. Un minuto, Doc, un minuto. Tu mi stai dicendo che... Precisamente. Siamo sul pesante, siamo sul pesante. Ancora questa parola. Pesante. Ma perché è tutto così pesante per voi del futuro? Avete problemi con la forza di gravità? Cosa? A volte diciamo che le distanze spezzano i rapporti, ma le ragioni sono ben altre. Ci nascondiamo dietro una scusa perché l'importante è restare in equilibrio e apparire forti nonostante crolli il mondo addosso, maledette circostanze. Vorrei ma non posso evitarle, se purtroppo fanno parte di questa storia spesso complicata. Poteva essere più semplice se l'avessi ascoltata, ma l'istinto è Giuda ed ecco l'ennesima cazzata. Era già confusa la strada che ci porta in direzioni diverse, ma se vogliamo restiamo connessi per sempre, rivedendoci domani avere quelle stesse reazioni spontanee che ci legarono e non fredde risposte negative, quelle al call center. A me servirebbe solo un po' di calore in serate come queste. Distanti lo siamo anche se materialmente, comunque viaggiamo sulle stesse frequenze. È solo un giorno come tanti, uno di quelli che passo fra i fotogrammi, quasi un film che ci ha visto diventare grandi e separarci apparentemente in breve tempo, invece sono anni. A volte dovremmo fermarci perché corriamo ogni giorno perdendo di vista ciò che è un percorso, bruciando le tappe alimentiamo il rimorso. Poi vorresti tornare indietro, ma è un discorso che non ha senso, nemmeno ti ascolto. Ciò che mi lega al passato ha un nome diverso, ma non lo scordo. In fondo dovrebbe essere il mezzo per prevenire il peggio e non una scusa per privarsi di un sentimento che spesso fa male, ma poi amare è questo. Dedicarsi completamente, fanculo al resto. Visto che tutto passa, resto fedele al mio karma. Ci sono cose più importanti, ecco perché Code ti canta. Con questa provo a cancellare ogni distanza. Understand what's going on here. It's time to make.